Crea la lettura di un libro nella persona un tipo di memoria. Beh, sì, si acquisiscono Rispetto conoscenze. magari a vedere un film. Appunto. Probabilmente resta più impresso il libro, perché lo vivi anche a livello temporale più a lungo, cioè un film in 2 ore finisce, un libro te lo porti avanti nel tempo, quindi sì. C'è una similitudine artistica nel contenuto emotivamente triste e musica malinconica? Sono paragonabili a una similitudine tra queste cose? Sì, la Perché musica. spesso la musica è triste. Sì, e anche i libri raccontano storie tristi. Sì, può essere paragonato, anche perché la musica in sé, cioè per me almeno, la musica mi porta a pensare, a creare, a inventare Ascolti, storie. ascolti mentre scrivi. Sì, sempre, quasi sempre. Soprattutto nella fase della creazione, sì, poi nella fase della rilettura, della rielaborazione, no, perché mi influenza troppo, però sì, ma soprattutto nella fase della creazione ascolto, cioè magari mentre faccio altre cose, guido, piuttosto che metto a posto casa per dire, sento musica e creo le storie in quel Che tipo di momento. musica ascolti? La musica mi Attenzione, wow, piace, domandona domandona questa! di nuovo. La musica mi piace tutta, ascolto particolarmente musica pop rock principalmente, non tanto la musica classica e mi dispiace perché non la conosco fondamentalmente, quindi non sono mai entrata nel vivo, però ecco, pop rock è il mio target di musica. Ugualmente mentre scrivi ascolti musica. Sì. Premio letterario La Giara. Me ne parli? Allora, il premio letterario La Giara è una, diciamo, una sorta di sfida che mi sono messa in testa l'anno scorso perché avevo scritto questo libro che poi mi autopubblico e avevo deciso di partecipare perché era aperto a tutti i giovani sotto i 39 anni e che avessero un libro pronto. E io avevo scritto un libro e mi sono detta, proviamo. Anche se non credevo molto che un concorso potesse poter arrivare in finale, eccetera, perché era un concorso nazionale. E invece sono arrivata in finale alle regionali insieme a un'altra scrittrice, e quindi già per me è stata una cosa incredibile perché non me lo sarei mai aspettato. Poi le nazionali sono usciti i risultati, non c'ero, però è stato comunque un bellissimo riconoscimento che non mi aspettavo. Non scrivere, ma pubblicare un libro può essere per la persona come un investimento. Certo, ma è un investimento su se stessi, nel senso che io ho creduto in me, nelle mie capacità e quindi ho investito cercando di farmi conoscere e Certo. pensando che la cosa potesse interessare anche agli altri. All'inizio veramente non ci credevo tanto, poi dopo. È tornato a galla i segreti di Olga, tutti i suoi tormenti per un amore non corrisposto. Io leggo nozioni su di te. Scrivere quanto sfoga la persona. Mi riallaccio un po' a quello che ti ho detto prima. Dipende da cosa si scrive, però è possibile scrivendo parlare di se stessi anche attraverso altri personaggi, quindi parlare di se stessi anche in modi che magari non faresti con persone che ti stanno vicino, quindi lanci dei messaggi segreti, diciamo, attraverso la scrittura. Scusa, ci sono dei messaggi subliminali nella scrittura? Ci sono e sono sempre, diciamo, quello che lo scrittore vorrebbe che il lettore scoprisse e poi spesso succede, per fortuna. E è successo anche con il libro che ho pubblicato, che tanta gente ha trovato delle cose di me che non pensavo che. Nascoste. Sì. Questo quadro è il messaggio subliminale del pourparler.
mi dirai, ma perché? Perché? Uomo o donna, quindi chiunque, però di passaggio. Sì. Chi è stato qui in puntata non può tornare. Bene. Cioè, è triste. Però io l'intervista alla persona la faccio una volta. Una volta. Indipendentemente da. Qual è il numero giusto per te di pagine che un libro dovrebbe avere? Domandona. Allora, secondo me dipende molto dall'argomento, nel senso che ci sono libri che sono magari anche trilogie, eccetera, che non ti stancheresti mai di leggere, sono tipo 500 pagine. E libri piccoli piccoli che magari ti danno la soddisfazione subito, quindi ecco, dipende molto dal tipo di storia. Io sono arrivata alle 100-200 pagine, quindi i miei libri per il momento si fermano lì. Beh, è un buon numero. Un buon numero, sì. Hai mai riletto più volte lo stesso libro? No. Non mi piace rileggere i libri perché penso che ce ne sono talmente tanti che mi possono piacere che cerco di andare avanti. Questa mi piace per la risposta. Ti piacciono comunque le collane? Di libri? Ma dipende sempre dal tema che c'è, insomma. Ultimamente ho letto qualche trilogia, qualche cosa di questo genere, però sinceramente mi piacciono dei primi libri che iniziano e finiscono, perché perdo pazienza. Hai mai pensato quanto potrebbe essere interessante scrivere un libro sul sogno? Non sarebbe facile, lo per so. Niente, però sì. Perché la memoria è il sogno, si fa e poi dopo un'ora sparisce. Sarebbe bello, però ci vuole tantissimo studio, tantissimo impegno per fare una cosa del genere. Certo. La scrittura è senza età? Sì, assolutamente. Io scrivevo a 9 anni e spero di scrivere anche a 90. Ma io parlo anche di del lettore che può usufruirne a qualsiasi età. Sì, anche perché se leggi un libro a 15 anni e lo leggi a 50 ci trovi tante cose diverse, quindi sì, senza età, anzi. Che età media hanno i tuoi lettori? Che sai, per quello che sai? Ma non lo so, perché molti sono, vabbè, inizialmente dei miei amici, quindi più o meno la mia età, però ho ricevuto messaggi anche da un sacco di gente magari sui 50, 60, sì, quindi penso che dalla mia età fino a quell'età lì, insomma, più o meno sia la media. È affascinante la carta. Tantissimo. Magari non tutti sono d'accordo, adesso ci sono gli ebook, tutte queste cose digitali, però secondo me una bella libreria dentro casa è sempre una cosa unica, splendida, sì. E non ce l'ho la libreria a casa, quindi beh, ti mando un messaggio allora, dai. C'è bisogno di una particolare cultura per scrivere oppure no? Dipende da ciò che si scrive. Certo, ci sono degli scrittori adesso, soprattutto con il fatto che la gente si può autopubblicare, che scrivono delle cose allucinanti, senza grammatica e senza senso, e sono veramente ripugnanti. Quindi un minimo di cultura, un minimo di nozioni servono. Però magari non serve essere un genio, un guru per scrivere un romanzo, basta avere le idee chiare e saperle mettere in forma, certo, italiana. Ti piace creare cultura? Perché lo effettui? In realtà ci provo. Ci sto provando, sì. Mi piacerebbe che la gente che legge i miei libri magari pensi che sta facendo cultura, cioè sta arricchendo la propria cultura. Certo, certo. Però è interessantissimo, sicuramente. Io mi rifaccio a dei pensieri sulla musica e sulla lettura, scrittura, anche se sono diversi, che
ci sono veramente cose senza età e sempre belle. Il libro è, può esserlo. Sì, una di queste. Che premi hai vinto, se ne hai vinti altri? No. Niente. Vabbè, ti pubblicheranno. Ancora. Quando sarai famosa io... Per intervisti? No, No. Bevi. Vabbè, allora niente. Allora, mia cara, siamo giunti alla fine di questa puntata. Bene. Io vi ringrazio moltissimo. Grazie a te. Spero che sia stato bene. Un bacio. Grazie. Grazie. Salutiamo il pubblico. Ma quello ciao. Non è tutto il pubblico. Allora, ricordo a tutti il mio canale YouTube. youtube.com/theportparler. Leggete. Scrivete. E questa è una domanda che ti faccio a te, donna. Sì? Una lettera scritta a penna conquista alla grande rispetto a un messaggio drammatico. Ok, quindi scrivete, leggete e buona vita a tutti. Ciao.